Cari amici, ben ritrovati con Campania 4.0. In questa puntata parliamo di transizione energetica ed energie rinnovabili. Il tema al centro di Energy Med, la 3 giorni che si è svolta alla Mostra d'Oltremare a Napoli. Spazio all'approfondimento, al dibattito ed anche alle storie d'impresa. E noi partiamo così. Without remorse, without heart, in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one, you was being bad. Avvocato, sono ormai quasi 30 anni che lei, che è stato un pioniere dell'energia eolica, ha deciso di investire in questo settore che oggi più che mai diventa sempre più centrale. Ma cosa è cambiato e cosa dovrebbe ancora cambiare? È cambiato che la coscienza di un mondo che andava cambiato, almeno sul piano dell'energia, si è ampliata e molti giovani adesso spingono verso un mondo migliore. Questo è, come opinione pubblica, una cosa importante. È cambiata che da pochi addetti è diventata una società, non dico di massa, ma certamente molto più importante. È cambiata che la riserva che tenevamo in frigorifero è finita e bisogna tornare al supermercato a ricomprarla. No? Pensavamo di essere un paese indipendente e non lo siamo. Pensavamo di staccarci dal petrolio degli arabi andando in Russia e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Pensavamo che il gas potevamo stoccarlo in grandi depositi e poi abbiamo avuto l'opposizione di tutti quelli che dovevamo farlo, e oggi, quando siamo andati ad accendere il fornellino per farci l'acqua calda, ci siamo accorti che tra poco faremo il bagno o la doccia con l'acqua fredda. Questo è cambiato, solo che siamo così e come in questo momento mi viene da pensare, siamo un po' come una mosca che è caduta nella ragnatela, no? All'inizio pensa che ha trovato un posto molto bello dove danzare tra un filo e l'altro e poi arriva qualcuno che se la mangia. Noi in questo momento abbiamo preso coscienza che stiamo non danzando ma che stiamo ballando, che è una cosa un po' diversa dal danzare. Credo che se non metteranno mano veramente in maniera decisa, forte, sulla transizione energetica, perderemo un'ulteriore occasione e saremo ancora come oggi, dove si parla di spinta, di semplificazione ed altro. La verità è che i progetti sono prima di tutto bloccati sul tavolo del governo, prima che delle regioni, dei comuni, ai quali è stato spiegato mille volte che loro non hanno un veto, ma che la questione energetica è una questione nazionale. Ma tu ti ritrovi il comune che ti fa l'opposizione, la provincia che fa i piani energetici e non hanno le competenze per farlo. È questo che abbiamo, è cambiato che prima a protestare erano in pochi, adesso sono in molti. No? E la verità è che adesso noi viviamo alla giornata e su questi programmi si continua a vivere alla giornata. No? Ecco, l'iter amministrativo resta uno dei problemi da affrontare per la sfida delle energie rinnovabili. Si va dai 35 ai 38 pareri che bisogna ottenere per poter far partire un progetto. Intanto sentiamo parlare della necessità di accelerare anche per la situazione attuale. C'è poi un'altra novità, il decreto che aumenta i costi per le aziende che si occupano di questo settore. Oh, più che aumentare i costi toglie i ricavi, perché non ha aumentato i costi delle aziende sono quelli di sempre, quando il kilowattore si pagava, si vendeva a 3 centesimi e sono adesso che si vende a 15 centesimi, solo che qualcuno si è ricordato e dice state guadagnando troppo, adesso ve lo tolgo. Quando si guadagnava poco nessuno lo toglieva, adesso le dico come Combindustria, ma le aziende elettriche sono aziende o sono dei mostri venuti dallo spazio? Perché sembra che dobbiamo aiutare tutti quelli che pagano di più la bolletta, ma quelli che producono l'energia, perché poi non dovrebbero essere aiutati? La mia domanda è questa, perché quando abbiamo fatto il periodo di Covid, nella crisi industriale per cui la richiesta di energia era molto poca, non è che qualcuno è venuto e ha dato una mano alle aziende energetiche. Quindi qui si fa una confusione enorme, qui si pensa che improvvisamente l'energia sia diventata un bene statale. Se così è, se lo ricordassero anche quando i prezzi si abbassano. È incredibile come si,
si parli di spingere sulle rinnovabili, di incentivare le rinnovabili, e nell'arco di 3 mesi sono fatti 2 provvedimenti che hanno tolto alle rinnovabili intorno al 30-35% dei ricavi che avevano. Lo dico a lei. Io le faccio solo un'ultimissima domanda, perché lei è un imprenditore, presidente di Confindustria Benevento, ma l'associazione, l'Unione degli Industriali Regionale le ha affidato la delega alla transizione energetica. Cosa serve in questa regione per affrontare quest'ulteriore sfida? E quindi mi riferisco non solo alle maggiori esigenze, al revamping che riguarda gli impianti eolici. Ma quello che serve è un rapporto continuo con gli uffici competenti, con gli assessorati competenti, che per la verità stiamo avendo, ma servono anche regole chiare dall'alto, perché la regione ha una sua autonomia anche nell'utilizzare le risorse che arriveranno, che dicono arriveranno per il piano di transizione, ma se non si sbroglia la matassa delle competenze e del blocco a livello nazionale, rimarremo al palo come sempre. Con il dottor Salvatore Grasso, amministratore delegato dell'azienda EVPC, un'azienda leader nel campo dell'energia eolica, che guarda però con attenzione al futuro. In particolare partiamo proprio dalle tecnologie che sono cambiate e stanno cambiando in questi anni. Possiamo parlare di un settore in costante evoluzione? Sì, effettivamente la EVPC è nata oltre 25 anni fa e oggi si trova a essere una delle aziende leader in Italia nel settore delle rinnovabili, ma non solo delle rinnovabili, anche nel settore dell'efficienza energetica e della mobilità elettrica. Noi abbiamo sempre creduto nel settore dell'energia rinnovabile e abbiamo sempre sostenuto che esso fosse molto importante non solo per naturalmente gli aspetti ambientali di cui oggi siamo tutti ben consapevoli, ma io direi anche in questo momento storico abbiamo messo sempre in evidenza l'importanza della sicurezza energetica nazionale, cioè il fatto di poter avere energia elettrica prodotta in Italia senza dover dipendere dai mercati internazionali. E credo che oggi sappiamo tutti qual è il problema di cui sto parlando. È un aspetto che negli anni non è mai stato preso molto in considerazione. Penso che oggi la pubblica opinione invece abbia ben chiaro che cosa significa poter produrre in Italia la propria energia e non dover dipendere dall'estero. È come se quando si parlava solo di aspetti ambientali sembravano più distanti. Oggi che la situazione attuale, la crisi attuale ha reso questi aspetti di cui da tempo si provava a parlare in qualche modo più percepibili. Sì. Concordo perfettamente. Quando negli anni 90 noi andavamo a parlare dell'eolico, il nostro problema era spiegare alla gente cosa fosse l'eolico, perché effettivamente in Italia non se ne erano ancora viste turbine e forse neanche tanti pannelli fotovoltaici. Oggi invece la tecnologia è conosciuta, le infrastrutture sono oramai integrate nel paesaggio italiano, per cui la gente le conosce, ma quello che tutti percepiamo è l'importanza dell'aspetto ambientale, l'importanza di poter continuare a sviluppare le nostre attività. Tutti quanti vogliamo il frigorifero, vogliamo la luce, vogliamo il termosifone, ma nessuno di noi è disposto però a rinunciare a quello che poi è il problema delle emissioni in atmosfera. E quindi il nostro settore è proprio quello che invece ci permette di conciliare la volontà di un benessere sociale, di un benessere anche domestico, ma con una compatibilità ambientale, con la possibilità di evitare le emissioni di CO2. Un cambiamento non più rinviabile, direi, che ci consente di parlare di eolico, ma anche di mobilità sostenibile, anche di idroelettrico, quelle che sono le nuove sfide delle energie rinnovabili. Sì, correttissima la sua osservazione. Effettivamente, se vogliamo garantire alle future generazioni un abbattimento e addirittura speriamo una eliminazione delle emissioni in atmosfera, non dobbiamo pensare solo ai consumi domestici o ai consumi industriali, ma anche ai trasporti, perché probabilmente dagli studi poi che si leggono le emissioni in atmosfera sono dovute in gran parte anche al trasporto, sia al trasporto privato sia al trasporto commerciale. In questo segmento la EVPC, attraverso una sua società Blitz Power, è entrata nel mercato della mobilità elettrica, cosa in cui noi crediamo tanto, perché riteniamo che la flotta di veicoli elettrici nei prossimi anni sarà sempre più sviluppata e permetterà
di muoversi senza produrre CO2, senza bruciare carburanti fossili. Ovviamente dobbiamo anche considerare che l'energia elettrica che andiamo a utilizzare quando ricaricheremo l'automobile alla colonnina deve essere essa stessa proveniente da fonte rinnovabile, perché se venisse da fonte tradizionale avremmo solo spostato il problema. E questa è la strada da seguire per parlare di quell'efficientamento energetico di cui tanto sentiamo in questo periodo l'esigenza e, come diceva prima, forse adesso è diventata anche più tangibile. Sì, assolutamente. Credo che oggi sia a livello commerciale, industriale, sia a livello privato ci sia una maggiore sensibilità su queste tematiche. E c'è la sfida dell'idrogeno verde. Sì, questo è ancora un nuovo settore, direi molto pionieristico, molto di frontiera, che noi stiamo affrontando. La IBPC è sempre stata un'azienda di frontiera e che mira alla produzione di idrogeno verde. Idrogeno verde significa idrogeno prodotto dall'elettrolisi dell'acqua, ancora una volta utilizzando energia elettrica da fonte rinnovabile. Questo idrogeno che noi andiamo a produrre sarà fornito alle aziende energivore, quelle che in questo momento consumano milioni di metri cubi di metano all'anno. E capirete molto bene che in questo momento storico diventa un'opportunità non solo di carattere economico, perché naturalmente ci sono bollette che sono quadruplicate, il prezzo del metano è passato da 20 a 80 centesimi a metro cubo, ma dall'altro lato stiamo anche dando la possibilità anche qui di sollevarci progressivamente dalla dipendenza dai mercati internazionali e anche qui naturalmente di evitare l'emissione di CO2. Devo dire che in questo settore stiamo avendo molte richieste dal settore agroalimentare, perché molte aziende vogliono essere le prime in Italia a produrre il loro prodotto alimentare certificando di non emettere emissioni in atmosfera. Sfide che l'IVPC è pronta ad affrontare. Assolutamente sì. Rimanendo sul tema della mobilità elettrica, noi abbiamo iniziato questa attività attraverso la Blitz Power 4 anni fa e in questo momento abbiamo realizzato su tutto il territorio nazionale oltre 100 infrastrutture di ricarica, ognuna delle quali possiede da 2 a 3 punti di allaccio, il che significa che in questo momento Blitz Power è in grado di collegare 200 punti di ricarica in tutto il territorio nazionale. Ed energie rinnovabili e delle nuove sfide che attendono questo settore parliamo con Simone Togni, presidente ANEV, l'Associazione Nazionale Energia del Vento. Con il presidente nazionale dell'ANEV, Simone Togni, parliamo di un settore che ha fatto degli importanti passi avanti, ma mai come in questo periodo si parla della necessità di accelerare sulla transizione energetica e quindi sulle energie rinnovabili. Assolutamente sì, l'eolico è una tecnologia che è diventata matura e ormai può dare un grande, diciamo, sostegno a quelli che sono i consumi energetici decarbonizzati e a renderci indipendenti. L'eolico ha un potenziale significativo, dobbiamo sfruttarlo e soprattutto dobbiamo sfruttarlo in tempi più rapidi. Per far questo è necessario uno sforzo da parte di tutti, le amministrazioni regionali, nazionali, per far sì che gli iter autorizzativi vengano compressi in termini e in tempi molto più brevi di quelli che oggi purtroppo vediamo. Quando si parla di iter autorizzativi, a volte si arriva fino a dover avere 35 pareri, poi mi corregga se sbaglio sui dati, e anche i tempi sono molto lunghi, tempi che sembrano ormai non coincidere con quelle che sono le esigenze attuali. Assolutamente così, sono anche 38 in qualche caso e il problema vero è che per avere tutte queste autorizzazioni oggi sarebbe prevista una conferenza unificata dove tutti i soggetti si devono esprimere. Il problema è che è vero che abbiamo creato questo posto, questo tavolo unitario, ma l'iter che deve essere fatto con le singole amministrazioni è rimasto lo stesso. Bisognerebbe cercare di arrivare a dare una ulteriore velocizzazione e per far questo bisogna anche definire dei criteri oggettivi e trasparenti. Però una volta definiti i criteri bisogna andare molto velocemente sia per fare gli impianti nuovi necessari sia per dare possibilità a chi ha impianti obsoleti di fare il rinnovamento degli stessi. Quanti sono al momento in Italia gli impianti che aspettano di essere autorizzati e di quanto anche in termini percentuali potrebbero contribuire alla richiesta energetica che c'è oggigiorno?
Allora, sì, oggi ci sono circa 9.000 megawatt di impianti di nuove rinnovabili in fase autorizzativa più o meno avanzata. Di questi, se si riuscisse a sbloccare almeno il 50% in tempi rapidi, questo consentirebbe di avere entro un anno da oggi una significativa riduzione di quelli che sono le necessità di utilizzo di combustibili fossili, con una grande spinta nella direzione dell'indipendenza energetica. Energy Med accende i riflettori proprio sulle energie rinnovabili. Qual è secondo lei il messaggio che deve arrivare da iniziative come queste? Ma noi siamo qui convintamente perché pensiamo che le regioni, la Campania è una di quelle da sempre più attive nello sviluppo delle rinnovabili, debbano porre l'accento su quelle che sono le procedure autorizzative semplificative, dare impulso a un settore che, ricordiamolo, oltre a dare un beneficio da un punto di vista della bilancia energetica, dal punto di vista della riduzione dei costi, perché fare energia con l'eolico significa ridurre quelli che sono i costi della bolletta energetica, ma oltre a questi aspetti fondamentali, in questo momento ancora più del solito, non c'è da dimenticare mai che queste sono tecnologie che portano sviluppo industriale, portano occupazione in territori e in aree marginali dove difficilmente si riesce a fare questa attività, e quindi è veramente importante che si riesca a coniugare questo sviluppo. Questa transizione energetica deve essere fatta, e deve essere fatta in tempi rapidi. A Napoli abbiamo ascoltato anche il racconto di Giuseppe Ruggero, sindaco di Foiano Valfortore, comune in provincia di Benevento, con cui abbiamo parlato di energie rinnovabili, di ambiente, ma anche di lotta allo spopolamento nelle aree interne. Vediamo perché. Ad Energy Med la storia, il racconto di comunità virtuose che da tempo hanno creduto e continuano a credere nelle energie rinnovabili. Sindaco, il suo territorio, lei ha sottolineato da sempre l'importanza delle rinnovabili, ma ha detto la sfida è oggi, dobbiamo anche accelerare. Certamente, noi siamo un territorio che già ha un grande potenziale, abbiamo superato i 100 megawatt, però sono installazioni ormai datate, bisogna rinnovare un po' tutto il parco macchine e quindi come se ripartissimo praticamente da zero. Quindi una nuova stagione che dovrebbe durare altri 20-30 anni e quindi siamo qui anche per capire come gli iter autorizzativi possono essere veloci, perché abbiamo bisogno di iter veloci, chiari e il più semplici possibile. Lei ha spesso cercato anche di condividere proprio con i cittadini, con la popolazione, tutte queste scelte, anche quelli che sono gli iter e quelli che sono le nuove sfide. Ma guarda, il fatto che il mio comune è uno di quelli che ha iniziato per primi, è anche uno di quei comuni che ha conosciuto il maggior numero di operatori sul territorio, quindi ormai gran parte della gioventù del mio paese lavora nell'eolico, e quindi diciamo l'eolico è un fattore che è entrato nella vita dei foianesi, quindi è un paese che fondamentalmente grazie all'eolico è rimasto anche giovane, e quindi ormai noi, ripeto, l'eolico fa parte della vita di Foiano con estrema tranquillità. Ecco, lei diceva grazie all'eolico il mio è un paese, un'area interna, stiamo parlando un'area interna del Sannio, che però è rimasto giovane, perché sottolineava un aspetto in più, non solo quello ambientale, non solo quello proprio energetico di cui stiamo parlando proprio in questi giorni, c'è anche quello lavorativo. Certo, noi oggi nelle manutenzioni, nei montaggi fra le varie società che operano sul territorio contiamo più o meno in una cinquantina di assunzioni dirette. Attenzione, siamo un paese di 1.360 abitanti, quindi non è che siamo una cittadina, quindi immaginate 50 giovani che rimangono sul territorio di un paese, di un'area interna, marginale, che tende allo spopolamento. Questa secondo lei può essere anche la strada per combattere lo spopolamento, di cui nelle aree interne, non solo della Campania, ma di tutto lo Stivale, si parla tanto? Certo, adesso la nuova sfida è proprio la coesistenza, queste aree interne e marginali che vanno allo spopolamento, le energie rinnovabili e il rapporto di equilibrio fra questi due mondi. Se riusciamo a fare questo, allora sì, porteremo qualcosa al territorio.
Ed allora scopriamo insieme qual è lo stato dell'arte dell'eolico in Campania, il tema al centro di uno dei convegni promossi proprio in occasione di Energy Med con aziende, associazioni ed esperti del settore. Architetto, quando si parla di autorizzazioni ed energie rinnovabili spesso si parla di un iter burocratico molto lungo. L'impegno della Regione è quello di riuscire a velocizzare questi iter oggi più che mai. Certo, un impegno che abbiamo preso seriamente. Le dico che avevamo molte procedure arretrate, siamo riusciti a ridurre il nostro arretrato a solo 10 istanze. È vero che purtroppo il tempo delle autorizzazioni è lungo anche perché i progetti non sono progetti semplici, hanno la necessità della partecipazione di un numero notevole di enti. Questo ovviamente complica un poco le cose. Come Regione Campania però facciamo parte anche del gruppo nazionale per l'individuazione delle aree idonee alle fonti rinnovabili, soprattutto per l'eolico, e speriamo che dopo che saranno usciti i decreti del Ministero di riuscire a fare velocemente anche le aree idonee in Regione Campania. Qual è la potenzialità della nostra regione? Sulla fonte eolica la nostra potenzialità vera è nel revamping, perché noi abbiamo già realizzato un numero notevole di impianti eolici. Il vento non è ovunque, è soltanto in alcuni punti della nostra regione come in alcuni punti dell'Italia. Il revamping permette di semplificare, cioè toglie vecchie pale e le sostituisce con pale che, ancorché più grandi, producono di più ma sono in numero minore sul territorio. Abbiamo altre piccole sacche per l'eolico, però ovviamente cercheremo di fare una cosa che coniughi bene paesaggio e anche fonte rinnovabile. Sul fotovoltaico abbiamo una grande potenzialità, ma bisogna fare attenzione perché altrimenti rischiamo di avere una regione totalmente soltanto piena di impianti fotovoltaici. Dobbiamo cercare di regolare bene quello che è possibile realizzare e quello che non è possibile. Con il revamping quanto si riuscirebbe a recuperare? Tenga conto che adesso abbiamo da poco finito una conferenza di servizi per un impianto in revamping in Regione Campania, fatto con un provvedimento autorizzatorio unico regionale, in cui togliamo 70 pale e le sostituiamo con, se non ricordo male, o 12 o 20, non ricordo bene il numero, quindi con un numero molto inferiore, aumentando addirittura la potenza di quello che abbiamo tolto. Quindi abbiamo grandi potenzialità con il revamping. Avvocato, la Regione è impegnata ad accelerare rispetto ad un processo, ad un cambiamento non più rinviabile. Qual è lo stato dell'arte in Campania? Allora, come abbiamo sentito a questo convegno e sono stata anche lieta di ascoltare dagli imprenditori la soddisfazione verso il nostro lavoro, un lavoro che veramente devo dire noi portiamo avanti con grandissima responsabilità, perché sappiamo che la sfida quotidiana di oggi è quella dell'energia, è una sfida urgente che non possiamo più rinviare. La Regione Campania, come ci hanno confermato anche le persone sedute al tavolo, è molto avanti rispetto alle altre regioni d'Italia dal punto di vista dell'aspetto amministrativi, e noi facciamo di tutto e penso che con una leale collaborazione come si sta instaurando tra impresa e pubblica amministrazione si possa andare avanti bene, si possa raggiungere obiettivi di sviluppo del territorio che però sia uno sviluppo compatibile con l'ambiente, quindi uno sviluppo sostenibile, e noi siamo qui per portare avanti questa mission, perché è una mission. Con noi infine la presidente di Lega Ambiente Campania, Maria Teresa Imparato, per parlare di rinnovabili, per parlare di futuro a partire dall'impegno dell'associazione nelle scuole. Non solo aziende ed istituzioni, ma anche associazioni come Lega Ambiente Campania a confronto sulla transizione energetica, in particolare sullo sviluppo delle energie rinnovabili in Campania. Una sfida che, Presidente, ha ribadito non è più rinviabile. Assolutamente no, ce lo chiedono i ragazzi, gli studenti e le studentesse hanno manifestato in tantissime città per chiedere di mettere in campo politiche efficaci, puntuali e concrete per lo sviluppo
sviluppo delle rinnovabili, eolico, agrivoltaico, fotovoltaico. C'è bisogno di mettere in campo tutte le energie appunto per produrre energia pulita. Ora bisogna davvero mettere tutti i, far diciamo partire progetti rinnovabili su tutti i tetti, perché c'è bisogno proprio di autonomia energetica. Rinnovabili vuol dire anche vincere altre sfide, quelle dell'occupazione, le sfide sociali, e quindi mettere insieme al centro di questi progetti le comunità, perché possono trovare anche strade e percorsi di riscatto attraverso gli impianti che servono per fare la transizione energetica. Il confronto proposto ad EnergyMed consente di mettere allo stesso tavolo aziende, associazioni, ma anche di rendere questi temi sempre più fruibili alla società. Come diceva, oggi sono i giovani che lo chiedono. Sì, rendere accessibili temi che chiaramente sono molto spesso scientifici, tecnici. Questo diciamo, è il nostro lavoro, lo facciamo nelle scuole facendo educazione energetica, ma lo facciamo anche verso le istituzioni, perché c'è bisogno di fare formazione anche alle istituzioni, che molto spesso sui territori si chiudono e si oppongono a quelli che sono gli impianti che servono. La transizione energetica, l'economia circolare si fa attraverso l'impiantistica e si deve realizzare, si può fare, si può fare bene. Dobbiamo farlo nel confronto, col protagonismo delle comunità e mettendo insieme impresa, istituzioni, cittadini e associazioni. Ed eccoci tornati in studio, il nostro viaggio ad EnergyMed, la mostra d'oltremare a Napoli termina qui, ma l'appuntamento con Campania 4.0, il nostro approfondimento settimanale dedicato alle eccellenze del territorio campano, torna puntuale come sempre la prossima settimana sul canale 696.